Possiamo essere veramente sicuri che Dio ci parla, ci ascolta, interagisce con noi usando le nostre categorie mentali. Perché, vedete, Dio in se stesso è il sistema integrale di tutto il possibile che si presenta proprio come un sistema integrale di colonne verticali di ordine. Provate a immaginare un sistema integrale al totocalcio. Mille colonne, ci sono mille colonne verticali in cui sono previsti tutti i possibili risultati che possono accadere in base a certi requisiti. Bene, questo accade nel nostro essere posti di fronte a Dio. Noi siamo in una sola fila di ordini e essa trova il suo bilanciamento in tutto il resto del sistema. Però la nostra fila di ordini è costruita essenzialmente con l'essere e il non essere, a livello proprio di massimo sistema di essere e non essere, che miscelandosi come una sorta di discorso nella categoria del segnale Morse, di punto e linea, oppure del segnale digitale, ti crea una serie di ordini relativi a un DVD. Ebbene, ogni fila di ordini è bilanciato da tutto il sistema, ma in sé è una fila di ordini, è il nostro io che lo visualizza nel modo con cui noi lo stiamo visualizzando, attraverso forme di persone viventi, aventi l'aspetto di uomini, di animali. Tutte queste cose nell'10010 non esistono. Siamo noi che mettiamo in atto tutta la forma assumibile da questo insieme di ordini e di comandi che creano ogni singola vita. Ebbene, questo nostro sistema, per comprendere, è bilanciato da tutto l'altro sistema, da tutto il resto del sistema, ossia da Dio. Ebbene, come c'è l'equilibrio tra tutto il sistema e la nostra singola colonna, così c'è l'equilibrio, ma anche il colloquio, tra una fila e tutte le altre file. Come una fila scaturisce sentimenti come l'amore, attività come la parola, comunicazione come un discorso. Da quello che non ha nulla di tutto questo, allo stesso modo, tutto il resto del sistema possiamo essere sicuri che dialoga con noi attraverso gli strumenti intellettivi che abbiamo noi, attraverso le nostre categorie mentali. Per cui, essendo noi persone che parlano, hanno il resto del sistema che assume la forma di un Dio che gli parla. Noi ascoltiamo e il resto del sistema risponde al nostro essere singolo come un Dio che ci ascolta. Ogni nostro sentimento trova un libero modo di essere nelle forme precise del nostro essere, perché chi è di più deve scendere sempre a livello di chi è di meno per poter dialogare con lui. E il nostro io, il nostro essere dentro il sistema, dialoga con il sistema perché è una parte viva, integrante del sistema. Esistono tutte le relazioni possibili e immaginabili tra una colonna e le altre colonne, perché sembrano linee divise, ma sono parti di un sistema unico. Ecco perché possiamo essere sicuri, sicuri che Dio è lì che ci ascolta, perché siamo noi che creiamo un possibile ascolto dalla interpretazione della nostra colonna, e il resto di tutte le altre colonne risponde nello stesso modo della comunicazione, al linguaggio con il linguaggio, al pensiero con il pensiero, al sentimento con il sentimento, a uno vivo come la risposta data da un Dio vivo. Ecco, Dio, immaginarlo come antropomorfo è un limite, ma non lo è più se si immagina che questo Dio assoluto
deve veramente dialogare con il relativo nel modo che è possibile al relativo, e allora si abbassa a livello del relativo. Perché è Dio che si abbassa a livello di ciascuno di noi senza abbassarsi minimamente, anzi, esaltandosi. Perché Dio attraverso ogni singola colonna e tutti i suoi limiti avrà una infinita vittoria poggiata su cose determinate, non più soltanto ideali, ma sulla concretezza di una vita determinata. E ci sarà una vittoria attraverso una vita determinata, non una sola. Ogni uomo avrà la sua vittoria nei modi che arriverà a volerla, a desiderarla alla fine della vita, avendo creato in se stesso l'ideale giusto del Dio per lui, per le condizioni che ha avuto lui, e quindi nel massimo della libertà che Dio gli ha dato di costruirsi il suo ideale divino. Quando noi vediamo anche un miscredente che nega Dio, si sta creando il suo Dio in una sorta di Dio di negazione, ma anche lui sta creando il suo valore, un antivalore, ma in relazione alle cose pessime che ha avuto nella sua vita, queste cose sono giuste. Dio si affida al singolo perché si fida del suo spirito, perché le nostre anime sono anime di Dio, è Dio la nostra anima. L'anima è una sola, ma essendo divina ha la capacità di spezzettarsi in tante infinite anime figlie che sono una sola cosa con l'anima padre. Ecco perché l'anima poi divina di Dio Padre entrerà in comunicazione con me, e è già in comunicazione con me come anima figlio, e io posso parlare a mio Dio sapendo che il mio Dio già ora mi ascolta. Posso contarci nel modo più assoluto. Perché? Perché sono parte integrante di un sistema che è solo fatto di essere e non essere, ma che io sono in grado di interpretare a modo mio, e il sistema risponderà a modo mio. Quindi io, con le passioni del mio cuore, avrò e posso contare di avere la risposta delle passioni del cuore di Dio.